la difesa, la formula, e la Corte ne dovrà tenere conto, ove mai volesse poi utilizzare quegli atti. Il discorso è molto più semplice di quanto... No, Presidente, per carità. Allora formuleremo un'istanza, fermo restando che sin d'ora anticipiamo un non consenso comunque all'autorizzazione. Sono... Ma questo non c'è bisogno, perché questo è per distinte. Legge, non so se è chiaro. Sì, la legge ha già stabilito che se non c'era il consenso, però ad la abbondanza. Parte può praticamente... Ad abbondanza, e siccome qua praticamente abbondiamo già di parecchie cose, quindi è preferibile fare... Insomma, agire al risparmio più che all'abbondanza, allora, sarebbe tamquam non esset la no, mia no, no. Indicazione. No, questo lo dicevo così come criterio generale, che è sempre preferibile risparmiarlo il tempo che perderlo. Va grazie bene. Presidente. La Corte si riserva su queste richieste. Come? Mi pare di aver capito così, non so se l'avvocato la intende già formulare, l'ha formulata? No, Presidente, non ho formulato richiesta di risentire delle persone, esprimevo comunque un non consenso all'utilizzazione dei documenti forniti, dei verbali. Quindi non c'è richiesta di risentire? Al momento non c'è, Presidente. No, perché a questo punto vorrei invitare il collega Abbett a consultare anche gli altri colleghi di difesa. Prima di fare onore. Vabbè, questo sono poi no, diciamo fatti non, vostri. Io mi sono limitato, per carità, io per le mie posizioni. L'avvocato Abbett si è limitato a rileggerci la norma per far sì che la Corte ricordasse che c'è stata una modifica dell'articolo 513. Noi ringraziamo l'avvocato Abbett e attendiamo se alla luce della nuova normativa intende avvalersi di quelle facoltà che in via transitoria la legge ha stabilito per poter rendere poi eventualmente neutralizzare l'utilizzabilità degli atti già acquisiti, e questo è quanto è stato oggetto dell'intervento dell'avvocato Abbett. Mi ponevo questo problema perché per alcuni difensori ci potrebbe essere l'interesse a sentire alcuni. Certo. Per altri ci potrebbe essere un interesse contrario, è contrario. Dovrebbe essere il collegio di difesa poi ad articolare questa decisione. Si renderà conto, avvocato Trofino, che non mi posso certo, rendere lei non c'entra, parte diligente per creare una uniformità di vedute certo. sulla linea difensiva e strategica della questo difesa. Questo era possibile di Soviet, no? Grazie. Vabbè, allora chiedo scusa, in maniera estremamente sintetica, poiché l'intervento del collega Abbett mi ha un attimo confuso le idee sul punto, mi sarebbe una sorta di interpretazione autentica della Corte sul punto, nel senso che ovviamente questo tipo di richieste previste dalla norma transitoria di quella legge agosto 97 numero 267 credo sia interesse ovviamente di qualsiasi difensore. Però non mi ero posto il problema di chiederlo in questa sede, anche perché mi sembra che l'interpretazione della norma transitoria fatta, in questo senso chiedo effettivamente una sorta di anticipazione da parte della Corte sull'interpretazione del testo della norma. Avvocato, mi scusi se la interrompo, ma lei sa bene che la Corte non fa delle interpretazioni autentiche che non potrebbe mai fare, e lei la può fare al di là della occasione processuale che questa interpretazione rende possibile. Quindi diciamo che siccome non ci sono delle decadenze, come voi potete immaginare, siamo in una fase processuale purtroppo ancora un po' lontana dal momento in cui dovremmo tirare queste somme, ritengo che per un'economia proprio della conduzione l'Orienta-Oriente che abbia avverto, in modo che possiate anche voi tranquillizzarvi, contrariamente alle aspettative e alle necessità, non si potrà approdare al di là di una certa ora per altri tipi di impegni, quindi cerchiamo di sfruttare al massimo questo poco tempo. Ho già spento il microfono. Va bene, allora Galasso è pronto, il pubblico ministero può cominciare l'esame. Buongiorno signor Presidente. Buongiorno Galasso. Galasso, riprendiamo l'esame dal punto in cui è stato interrotto ieri. L'omicidio del fratello di Bruno Rossi, ci chiarisca le ragioni per cui viene commesso questo omicidio e che cosa successe all'interno della vostra organizzazione. Non riesce? Allora ripeto, omicidio del fratello di Bruno Rossi. Dottor Roberti, sono grosso. Se può parlare più vicino al microfono perché la sentiamo poco. Va bene,
Ci sentite così? Sì, adesso meglio. Va bene. Grazie. C'è l'immagine fissa, va bene. Questa... vogliamo controllare, se Galasso sente, no? Sì, sì, sentiamo adesso. Va bene, allora, Galasso, omicidio del fratello di Bruno Rossi. Dottor Roberti, la sentiamo a tratti. C'è un problema nel collegamento. Va bene. Cioè, si interrompe la Voi ci sentite bene? Noi ci sentiamo bene e vi stiamo ammirando in maniera fissa perché siete immobili. Ci sentite? Sì, vi sentiamo. Voi ci sentite anche bene? Noi. Voi ci sentite? No. Tanto bene. Pronto? Noi continuiamo a sentirvi. Carlo, come mi senti? Carlo? Che improvvisamente si ferma, poi riprende, insomma ci sono degli stacchi, ecco. Mi puoi passare un po' Alessio? Sì, dice Alessio che mette con una linea sola. No, lascialo stare. Vedi un po' adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi senti? Sì, adesso ti sento. Ok. Sì, va bene. Ho interrotto di nuovo il collegamento. No, ti provo qua, aspetta un po'. Riproviamo. Prego. Sì, adesso sentiamo. Benissimo. Bene. Allora, mi sentite? Tu parla al più vicino a Morgan. Sì, io cerco di parlare molto vicino. Mi sentite? Sì, sì, la sentiamo. Allora, signor Presidente, desidero iniziare l'esame del Galasso riprendendo uno spunto che già è emerso dall'esame di ieri. La vicenda relativa all'omicidio in danno del fratello di Bruno Rossi e dalle conseguenze che questo omicidio, che non è ascrivibile al clan Alfieri, ebbe all'interno della organizzazione Alfieri. Questa vicenda è attinente all'oggetto della imputazione di associazione mafiosa contestata agli odierni imputati, perché dimostra una spiccata tendenza operativa dell'associazione stessa ad interagire con altre organizzazioni criminali ed a operare anche nei confronti di persone estranee all'associazione stessa, ma comunque che in qualche modo possono essere utili all'associazione. Dunque, Galasso, ci riferisca dall'inizio e possibilmente in dettaglio, per quanto è a sua conoscenza, la vicenda dell'omicidio in danno del fratello di Bruno Rossi e i riflessi che questo omicidio ebbe all'interno della vostra organizzazione. Io ricordo che dopo alcuni giorni dell'omicidio del fratello di Bruno Rossi, Alfieri mi mandò a chiamare
No, scusi, mi deve prima parlare dell'omicidio del fratello di Bruno Rossi, per quanto lei ne sa. Chi lo commise e per quali ragioni fu commesso. Non ho capito, dottor Roberti. Ci deve prima riferire dell'omicidio del fratello di Bruno Rossi, delle ragioni per cui fu commesso e di chi lo commise. Sì, a noi risultò, poi dopo questo omicidio risultò che ad assassinare il fratello di Bruno Rossi, peraltro persona, ragazzo innocente, fu il clan di Gennaro Licciardi e materialmente lo avrebbe ucciso Mimì D'Ausilio, detto o sfregiato. Devo precisare che Mimì D'Ausilio negli anni precedenti, forse sin dalla sua nascita malavitosa, era figlioccio di Antonio Malventi, ma negli anni si staccò da Malventi e si unì a Licciardi Gennaro. In quell'epoca stava in atto in Fuorigrotta, in quella zona di Napoli, uno scontro tra Mimì D'Ausilio e Giacomo Cavalcanti. Giacomo Cavalcanti era stato a sua volta figlioccio di Malventi, ma in quell'epoca già da alcuni anni si era staccato da Malventi, come d'altronde aveva fatto lo stesso D'Ausilio. Per cui a noi risultò che a commettere questo omicidio fu Mimì D'Ausilio con l'ennesima strategia di Gennaro Licciardi. Scusi, ma che rapporto c'era tra Cavalcanti e Bruno Rossi e il fratello di Bruno Rossi? Ma almeno Bruno Rossi era... Forse a noi risultava estraneo totalmente a ogni Galasso, cosa. Scusi, vuole ripetere, vuole ripetere l'ultima frase perché non si è sentito bene. Sì, Bruno Rossi era figlioccio compariello di Giacomo Cavalcanti, ma il fratello di Bruno Rossi era estraneo a qualsiasi organizzazione, tanto che era giovanissimo, fu ammazzato proprio per quelle che noi in proseguo pensammo per l'ennesima strategia di Gennaro Licciardi, ambiguo nel nostro rapporto. Questo rapporto, come ho specificato precedentemente, è stato sin dal 1980 gestito da Enzo Moccia, dai fratelli Moccia. Cioè il rapporto tra noi e il clan Licciardi, Contini, Mallardo. D'accordo, ma se ho ben capito, all'epoca di questo omicidio c'era una contrapposizione a Fuorigrotta tra Licciardi da una parte con Mimì D'Ausilio, Cavalcanti e Malventi dall'altra. È così? No, c'era una contrapposizione di Mimì D'Ausilio che voleva entrare in Fuorigrotta ed era appoggiato da Gennaro Licciardi. D'accordo. Questo scontro era in atto principalmente tra D'Ausilio e Cavalcanti. D'accordo. E diciamo dall'altro lato Malventi Antonio che Mimì D'Ausilio voleva mettere fuori gioco con la strategia di Licciardi. Va bene, vado avanti. Ricordo dopo questo omicidio, dopo alcuni giorni Alfieri mi mandò a chiamare urgentemente e io che c'era in atto no, guardi, una cosa... Mi scusi Galasso, purtroppo anche l'ultima frase non è stata percepita. Ricordo che dopo alcuni giorni dell'omicidio del fratello di Rossi, Alfieri mi mandò a chiamare urgentemente dicendo che per un fatto impellente, necessario. Io mi portai giù alla masseria di Alfieri e qui trovai in uno dei tanti rifugi di Alfieri, e ricordo molto bene, stavano nell'ex abitazione di Autorino Giuseppe, che negli anni precedenti avevamo usato come nostro appoggio e sicuro, a 100 metri dall'abitazione della mamma di Alfieri. Ivi trovai Alfieri Carmine, Cesarano Ferdinando, Cuomo, Laiola, Gigino Moccia, Mimmo Sarmino,
Autorino Giuseppe, Giuseppe Ruocco e qualcun altro, diciamo un po', i fratelli Russo, i fratelli Davino, diciamo un po' tutto il vertice della nostra organizzazione. In più trovai Gigino Moccia e Sarmino, Mimmo Sarmino, al che mi spiegarono un po' tutto perché stava in atto quella riunione permanente e dove mi spiegarono che il Rossi, avevano saputo che il Rossi Bruno, dopo la morte del fratello, stava tentando di mettersi in contatto con l'autorità giudiziaria. Ma... Allora possiamo riprendere. Senta Galasso, mi deve chiarire un punto prima di andare avanti. Perché fu ucciso il fratello di Bruno Rossi? Perché fu scelto proprio questo obiettivo? È perché per quello che poi noi pensammo, riflettemmo e capimmo, in secondo momento si capì chiaramente, perché Gennaro Licciardi premeva di entrare nella zona di Fuoricrut e zona limitrofa, con, supportando il d'ausilio Domenico. Ma la zona di Fuorigrotta, a chi interessava di voi la zona di Fuorigrotta? A chi di voi interessava la zona di Fuorigrotta in particolare? Ma interessava principalmente a Gennaro Licciardi e no, al a chi suo di voi, a chi di voi della vostra organizzazione? Come? A chi della vostra organizzazione interessava la zona di Fuorigrotta in particolare? Ma Malventi all'epoca era rimasto Malventi Antonio e Sebe Marzio. E allora, e chiarisca bene questo punto. Quindi erano Malventi e Sepe che temevano la invasione da parte di Licciardi e d'Ausilio della zona sì, di Fuorigrotta? Sì, da 1980 in poi, dall'81 in poi, quando Sepe si era trasferito in Fuorigrotta accanto a Malventi, per cui per la nostra organizzazione quella zona interessava prevalentemente a Malventi, più che Malventi a Sebe Marzio, che oramai da alcuni anni diciamo dirigeva quella zona per conto nostro. C'erano anche degli interessi di Moccia su quella zona? Diciamo che Moccia, facendo parte della nostra organizzazione, avevamo da sempre supportato Malventi e particolarmente il Sebe Marzio, che si era affezionato a quella zona in quanto lì aveva passato diversi anni di latitanza, si era sposato e diciamo che tutti quei gruppi malavitosi sottoposti a Malventi negli anni passati erano passati in diretto contatto con Sebe Marzio. Diciamo che negli ultimi anni Malventi Antonio si era un po' defilato come era suo carattere e tutto lo gestiva Sebe Marzio. Va bene, allora andiamo avanti. Lei si trova in questa riunione di tutti sì. I componenti di vertice della vostra organizzazione e che cosa si dice in questa riunione? Principalmente mi fecero presente l'allarme e la totale preoccupazione dell'intera associazione in quanto per quello che avevano saputo dal carcere che il Rossi stava incominciando a collaborare e in carcere. Fatto, se ricordo bene, avevamo la conferma dallo stesso Sepe che all'epoca stava a Poggio Reale in carcere. Mi informarono Galasso, di questo scusi, fatto. Galasso, poi... si fermi un momento. Purtroppo non abbiamo sentito le ultime cose che lei ha detto. Dovrebbe ripetere sì. dal punto in cui lei viene informato delle preoccupazioni che c'erano nella vostra organizzazione a seguito dell'omicidio del fratello di Bruno Rossi. Sì, venne informato che Bruno Rossi in carcere sbraitava, dopo la morte del fratello sbraitava
contro Malventi, Sepe e l'intera nostra associazione. Devo premettere una cosa, che Bruno Rossi negli anni passati, essendo comparire di Cavalcante, e Cavalcante faceva parte, diciamo, di questo vertice in fuorigrotta, unitamente a Malventi e a Sepe, della nostra organizzazione, per cui era informato di tutto. Questo fatto ci allarmava totalmente, anche perché principalmente noi eravamo estranei a quell'uccisione. Mi informarono che già in quella riunione già avevano sviscerato un po' tutto. Quando avvenne questa riunione? Quando avvenne questa riunione? Ma se ricordo bene, 1990. Sì, vada avanti. Era presente a quella riunione e gestiva il clan di Moccia i suoi fratelli, particolarmente Luigi Moccia, che stava presente anche gli convocati in quella riunione, per i motivi che dirò appresso. Sì. Mi informarono alla fine, mi informarono che si era saputo sia dall'interno del carcere che esterno, che questa era l'ennesima strategia di Gennaro Ricciardi per entrare totalmente in fuorigrotta, e quindi con una manovra cattiva e malavitosamente considerata da noi infame, di buttarci addosso tutta l'autorità giudiziaria e di polizia, per cui avevano concepito quell'omicidio innocente del fratello di Rossi. Che era giovane, che... questo fratello di Rossi? Era giovane? Come? Era giovane il fratello di Rossi? Era giovanissimo, se ricordo bene, aveva 18 anni, 17-18 anni, stava giocando a pallone e gli spararono a bruciapelo. Diciamo che noi considerammo un omicidio innocente e brutale, però questa era l'ennesima strategia di Ricciardi, che in quel periodo, già da diversi anni, noi gestivamo e avevamo tentato di farli staccare dal clan Nuvoletta, anche facendoci delle cortesie, come del tipo che consegnammo, fu ammazzato Tonino Maisto, vecchio nemico dei Mallardo. Comunque, in quella riunione, dopo avermi informato di questo, ci fu una grande discussione, nel senso che, considerato che Ricciardi aveva superato ogni limite ammazzando un ragazzo innocente, e per di più facendo sapere a Bruno Rossi che era stato Malventi, Sepe, eravamo stati noi, e in più facendo sapere tutte queste notizie, oramai quasi nelle mani della polizia, per cui noi ci vedevamo che da un momento all'altro poteva succedere che tutta l'autorità di polizia giudiziaria si rivoltasse contro la nostra associazione. Questa era una grandissima preoccupazione. Sviscerammo tutto e alla fine proponemmo a Luigi Moccia, che era arrivato il momento di Gennaro Ricciardi, della sua ambiguità e dei suoi amici Contini Mallardo, e Alfieri propose con insistenza che non c'erano motivi per cui dovevamo agire. Chiedevamo la testa di Gennaro Ricciardi. Ricordo che per tutta la nottata discutemmo su questo. Gigino Moccia faceva resistenza, in quanto diceva che lui, senza ordine di Enzo, a una tale richiesta. Ripeta un attimo, senza ordine di chi? Senza ordine... Di Enzo Moccia, del fratello Enzo, che all'epoca si trovava in carcere. Per cui Gigino Moccia... Senza ordine del fratello Enzo, che cosa non poteva fare? Perché Enzo Moccia in quell'epoca stava in carcere, per cui Gigino Moccia riferiva che senza ordine del fratello Enzo non poteva consentire a quella nostra richiesta, cioè quella di ammazzare Gennaro Ricciardi, e Alfieri insisteva con Luigi Moccia a che questi portasse il Gennaro Ricciardi giù alla masseria e avremmo provveduto ad ammazzarlo.
ci fu una grossa resistenza di Luigi Moccia, dall'altra parte Alfieri a nome di tutti quanti noi chiedeva questo atto, questa uccisione di Licciardi. Alla fine ricordo che Luigi Moccia, per sottrarsi a queste insistenze della Fieri e di noi, chiedeva almeno di andare a fare un colloquio con Enzo Moccia, di chiedergli il suo parere, e poi ci avrebbe fatto sapere, ed era a disposizione nostra ad agire eventualmente dopo il permesso del fratello Enzo di ammazzare Licciardi, e poi avremmo provveduto anche ad ammazzare il D'Ausilio. Senta, diciamo, ma perché, scusi Galasso, diciamo, ma perché mi ascolti Galasso, perché c'era bisogno dei Moccia per poter uccidere Licciardi? È perché Gigino Moccia già subito dopo quell'omicidio si era messo in contatto con Licciardi per sapere chi aveva ammazzato il fratello di Rossi in quella zona. Ricordo che Licciardi in un primo momento negava la sua partecipazione, e poi dopo riferì a Luigi Moccia che era stato quel pazzo di D'Ausilio e lui non ne sapeva niente. Peraltro noi sapevamo dell'ambiguità del caratteraccio di Gennaro Licciardi, quindi lo facevamo responsabile in tutto, anche perché da alcuni anni, da tempo, lui premeva a rilevare quella zona in Napoli. Senta, in quel momento anche Sepe era detenuto? Sì, anche Sepe era detenuto, e fu uno di quelli che ci mandò l'ambasciata, che Rossi ce l'aveva con lui, con Malvende e con tutta la nostra associazione, e minacciava di collaborare e di nominarci a tutti quanti noi. Senta, ma Bruno Rossi iniziò, almeno manifestò il suo proposito di collaborare dopo l'omicidio del fratello, o già prima stava iniziando a collaborare, che lei sappia? Ma Bruno Rossi, io so che dopo l'omicidio del fratello aveva chiesto dei colloqui con l'autorità giudiziaria e di polizia per incominciare a collaborare e per vendicarsi di quella morte del innocente del fratello. Senta, con chi in particolare Bruno Rossi aveva chiesto di collaborare? Aveva avuto colloqui con chi? Lo sapeva? Lo sapeva? Se ricordo bene, con la polizia di Napoli. D'altronde lo stesso Malventi, presente a quella riunione giù alla masseria, riferiva che lui aveva certezza totale che il Bruno Rossi da un momento all'altro incominciava a collaborare e veniva portato eventualmente fuori dal carcere di Poggioreale nelle mani della polizia, per cui ci fu un allarme totale. Va bene, e allora che cosa decideste? In quella riunione si parlava di tutto, non sapevamo eventualmente cosa fare fino a quello di arrivare a far scaturire un nuovo scontro camorristico. L'ennesimo scontro camorristico, peraltro noi già all'epoca avevamo diversi scontri camorristici e avevamo diverse tensioni con altri gruppi malavitosi. Alla fine ricordo che durante la nottata Alfieri arrivò, intimorì il Luigi Moccia ad assecondarsi a noi e gli riferì che sicuramente se era presente Enzo Moccia avrebbe fatto la stessa cosa nostra, cioè a consentire all'uccisione di Licciardi e quindi aprire quest'altro fronte camorristico. Alla fine Alfieri chiese a tutti quanti noi, allo stesso Gigino Moccia, a votazione cosa ne pensavamo, se seguire Gigino Moccia o eventualmente ognuno, diciamo, invitò a tutti quanti noi il nostro pensiero. Ci fu una votazione di tutti quanti noi e cose che poi dopo a me e agli altri del componente direttivo rimanemmo un po' scettici, che l'Alfieri invitò per la prima volta lo stesso Mimmo Salmino, dandoci quell'importanza come uno del vertice della nostra organizzazione. Diciamo che dopo tutto questo
questa votazione noi eravamo tutti propensi, lo stesso Malventi, a che Luigi Moccia ci facesse ammazzare Licciardi Gennaro. Gigino Moccia insisteva per la sua linea, e cioè che lui senza disposizioni dirette, senza ordini del fratello Enzo, non acconsentiva a quella cosa. Per cui, per rispetto anche nei riguardi di Enzo Moccia, alla fine valutammo come, se c'era una possibilità di fermare il Mimmo Rossi, di far sapere a Mimmo Rossi, oltre a Mimmo Rossi, ma maggiormente al Cavalcanti, che noi non avevamo alcuna responsabilità in quell'omicidio orrendo e che era proveniva da altra fonte. Valutammo anche che noi sapevamo che era stato Licciardi e Mimì d'Ausilio, ma se ricordo bene alla fine, per il nostro carattere omertoso e camorristico, decidemmo di non riferire a Cavalcanti chi aveva materialmente ammazzato il fratello di Rossi. Quindi pensammo diverse cose, alla fine pensammo di avere un contatto diretto con Cavalcanti, si pensò come fare, eventualmente arrivare tramite un familiare di Cavalcanti subito, di intervenire tramite qualche familiare e maggiormente mi sembra tramite la sorella, se ricordo bene il nome, Immacolata, la sorella di Cavalcanti, ma poi alla fine decidemmo di intervenire direttamente tramite il difensore di Cavalcanti, persona da noi ritenuto, anche se professionista, di una certa personalità morale per bene, almeno valutandolo camorristicamente, e diciamo di omertà. Chi era questo avvocato? Chi era questo avvocato? Chi era questo avvocato? Era l'avvocato Senese. Vada avanti. Quindi ricordo bene che in quella nottata, sempre in questa riunione permanente, decidemmo di chiamare, di mandare a prendere direttamente l'avvocato Senese e parlarci tutti quanti noi con e direttamente Alfieri. Mimmo Salmino e Gigino Moccia partirono da quel nostro rifugio e andarono a chiamare l'avvocato Senese, andarono a telefonare all'avvocato Senese, il quale avvocato Senese venne chiamato ad onor del vero da Mimmo Salmino e da Gigino Moccia, nel senso che urgeva un incontro con lo stesso avvocato. Sicuramente il telefono Senese pensava che doveva intervenire professionalmente per una faccenda urgente, invece fu prelevato a casa sua e fu portato in questo nostro rifugio. Da chi? Da chi? Da Mimmo Salmino. Sì. Mimmo Salmino. Ricordo che Mimmo Salmino e Gigino Moccia andarono, si allontanarono dal nostro rifugio e andarono a telefonare in un posto pubblico l'avvocato Senese. Poi rivennero da noi e ci riferirono che l'avvocato Senese aveva dato disposizione e aveva chiesto di essere prelevato dalla sua abitazione. Così decidemmo, invitammo il Mimmo Salmino ad andare a Napoli a prelevare l'avvocato Senese, a non riferirgli diciamo l'incontro, ma a dire che Cammino Alfieri, Pasquale Galas, Malventi, diciamo un po' tutti i partecipanti volevano un incontro con lui per un fatto urgente, un fatto impellente e importante. Ricordo che l'avvocato Senese arrivò in questo rifugio, dopo i saluti, i convenevoli, si sedette insieme a noi e Alfieri, Malventi, un po' tutti quanti noi, ma particolarmente Alfieri, cercò di fargli capire l'importanza di tutto quello che noi avevamo saputo e si invitò l'avvocato Senese, questo ad onor del vero, Alfieri lo pregò
lo pregò fortemente di darci una mano, perché in quanto innocentemente potevamo essere distrutti dall'autorità giudiziaria e dalla polizia se Rossi avesse collaborato. Rossi, se ricordo bene, gli anni precedenti insieme a Cavalcanti era stato anche partecipe in alcuni omicidi fatti in Fuorigrotta e nella zona vesuviana nostra. Ma insomma, che chiedeste all'avvocato Senese? L'avvocato Senese chiedemmo che all'indomani mattina doveva portarsi al carcere di Ariano Irpino dal Giacomo Cavalcanti ed intervenire sul suo comparirlo Rossi, a che questi smettesse di collaborare Se ricordo bene, Malventi riferì che avrebbe pensato anche di lì a qualche giorno a far trasferire il Rossi da Poggioreale presso il carcere di Ariano Irpino, cosicché da dare la possibilità a Cavalcanti di parlare direttamente con il Rossi e farlo soprassedere da quella decisione di collaborare. E come poteva fare Alfieri? Capito. Scusi, come si poteva fare a far trasferire Rossi ad Ariano Irpino? Io adesso non ricordo per quale strada, ma sicuramente all'epoca noi c'era la possibilità, c'erano mille possibilità di far trasferire un detenuto da un carcere all'altro, per cui non ricordo Malventi come intervenne. Ricordo che questo impegno Malventi disse, riferì che avrebbe pensato di lì a qualche giorno a fargli trasferire Rossi da Poggioreale ad Ariano Irpino. Va bene, vado là. E l'avvocato Senese accettò questo incarico? L'avvocato Senese accettò questo incarico, ma io ad onor del vero oggi l'avvocato Senese mi è stato mio difensore, lo reputo una persona per bene, secondo me non poteva assolutamente non accettare, anche perché immaginate, in quella riunione eravamo quasi tutto il vertice, credo a mio avviso, e che l'avvocato Senese, come tutti i professionisti, sapevano molto bene, i politici, i professionisti sapevano molto bene la potenza della nostra associazione, per cui poveretto a lui, non è che avrà fatto questo intervento per in certo modo assecondare la nostra associazione, ma solamente perché secondo me ritenne opportuno che non poteva rifiutare a questa nostra richiesta. Accettò, adesso non lo so se sicuramente per quelle che è una mia riflessione, credo accettò malvolentieri, ma comunque ci assicurò che lui sarebbe intervenuto subito su Giacomo Cavalcanti e gli avrebbe fatto sapere, tra l'altro Alfieri gli riferì all'avvocato Senese che doveva riferire a Cavalcanti che noi non c'entravamo con la morte del fratello di Rossi. C'erano stati precedentemente, ecco questo devo precisare, negli anni precedenti c'erano stati degli asti tra Cavalcanti, Malventi, Sepe e Moccia, ma che noi eravamo estranei a quell'omicidio. Il Senese se ne andò assicurandoci che sarebbe intervenuto e poi di farci sapere. E vi fece sapere qualcosa poi? Sì, io, se ricordo bene, il giorno dopo. E poi anche tra. No, scusi, può ripetere, Galasso, ripeta la risposta per favore, non abbiamo sentito bene. Sì, il giorno dopo, dopo due giorni, l'avvocato Senese ci fece sapere tramite Mimmo Sarmine ed anche tramite Luigi Moccia che aveva parlato con Cavalcanti. Cavalcanti ci
ci mandava a dire che dovevamo fare in modo da mandarci subito i Rossi dal carcere di Poggiale presso il suo carcere per avere la possibilità di parlare con il Rosso. Aspettava? No, ripeta, scusi Galasso, ripeta l'ultima frase che non si è sentita, abbia pazienza. L'avvocato Senese ci fece sapere il giorno dopo, due giorni, tramite Mimmo Salmino, Gino Moccia, che era stato da Giacomo Cavalcanti nel carcere di Ariano Irpino, da Bellizzi Irpino, aveva parlato con Cavalcanti e che Cavalcanti si era impegnato ad intervenire pesantemente sul suo figlioccio Rossi e che in un modo o nell'altro potevamo stare tranquilli che lui avrebbe spiegato a Rossi anche oltre a smettere di collaborare, ma anche la nostra estraneità. Ricordo un altro particolare, che l'avvocato Senese fu portatore di questo messaggio di Cavalcanti, che Cavalcanti ci mandò a dire che da quel momento in poi la nostra associazione doveva sapere che lui definitivamente si chiamava fuori da ogni associazione, anche dal nostro gruppo, e seppure gli rimaneva buon ricordi di Carmine Affieri e di me. Ci mandò a dire che se un giorno, appena sarebbe uscito dal carcere, veniva a salutare Carmine Affieri e me, e per farci sapere dalla sua bocca che lui oramai aveva maturato l'idea di allontanarsi dall'associazione, principalmente per le cattiverie, a modo suo, per le cattiverie che aveva subito da Malventi, Sepe e dallo stesso Enzo Moccia. Senta, dopo questa cosa... E poi fu trasferito Bruno Rossi al carcere di Bellizzi, che lei sappia? Non ho capito. Poi riusciste a far trasferire Bruno Rossi al carcere di Bellizzi? Sì, di Ariano? Sì. Bruno Rossi andò al di Ariano di Bellino, e poi sapemmo per l'ennesima volta, dopo che Cavalcanti intervenne, sapemmo la conferma che oramai Cavalcanti ci mandò a dire che Bruno Rossi non collaborava più e che aveva spiegato a Bruno Rossi che quell'omicidio andava cercato, i responsabili di quell'omicidio del fratello di Bruno Rossi doveva essere cercato da altri gruppi, ma non dalla nostra associazione. Cavalcanti, tra parentesi, sapeva molto bene, in certo qual modo, il carattere della nostra associazione, e sapeva che noi mai e mai avremmo ammazzato il fratello di Mimmo Rossi vigliaccamente. Va bene. Allora, ho concluso su questo punto, Presidente, e possiamo passare ad un altro tema completamente diverso. Cominci a ricostruire le vicende e i rapporti politici nel comune di sua provenienza, cioè nel comune di Poggio Marino, proprio dall'inizio. Sì. Di quanto divento camorrista e facente parte dell'associazione di Alfieri, devo precisare che a Poggio Marino, sin dagli anni 60, 50, 60, erano presenti maggiormente il gruppo malavitoso dei fratelli Gaudino, Salvatore e Agostino Gaudino. Salvatore, ricordo che sin dagli anni 50 era incomparato con
il noto Pascaloni Nola di Palma Campania. E questo gruppo appoggiava l'allora sindaco di Poggiomarino Francesco Liguori, Doroteo da sempre. Questo era inizialmente il gruppo che più malavitoso di Poggiomarino. Negli anni nacquero altri gruppi, quello dei fratelli Caso, poi quello di Rosario Annunziata, poi di Orbuso Antonio, fino ad arrivare al gruppo di Catapano e poi dopo quello di Amedeo Ascolesa. Ricordo che io nella mia giovinezza quando frequentavo le scuole superiori, mio padre ha cercato in tutti i modi di accostarmi sempre a dottor Liguori. Dal punto in cui lei si avvicinò al dottor Francesco Liguori. Sì, diciamo che io sin dalla mia nascita mio padre aveva un rapporto ottimo con il dottor Liguori, quindi nella mia giovinezza sono cresciuto stando accanto al dottor Liguori e in un certo qual modo sono stato da sempre influenzato da mio padre, dallo stesso dottor Liguori, a studiare e a seguire le sue orme di medico, di sindaco di Poggiomarino, diciamo con la sua autorità sociale ed anche politica. Ricordo che il dottor Liguori mi ricambiavo questo affetto, e tanto è vero che gli sono stato sempre vicino da quando avevo, da piccolo, e poi nella mia giovinezza, dai 15 anni in poi, era il mio punto di riferimento sociale per qualsiasi cosa. All'epoca io ero crudo di tutto quello che esisteva attorno alla politica di Poggiomarino, e mi riferisco particolarmente all'influenza malavitosa. Ricordo di aver partecipato a tutte le tornate amministrative e politiche nel mio comune, stando sempre accanto al dottor Liguori, e di questo mi potrebbero testimoniare i miei vecchi amici di Poggiomarino e la stessa cittadinanza di Poggiomarino. Lei partecipava anche alle riunioni politiche? Sì, sì. Diciamo che io all'epoca stavo in collegio, ma il venerdì mio padre e i miei fratelli mi venivano a prendere e ogni fine settimana stavo quasi sempre insieme al dottor Liguori e agli altri professionisti di Poggiomarino che si interessavano di politica. Senta, le riunioni dove avvenivano? Le riunioni, questi vostri incontri, dove avvenivano? Ma avvenivano a casa del dottor Liguori, presso la sede della DC di Poggiomarino e presso le abitazioni degli altri politici che all'epoca stavano, quasi tutti attorno al dottor Liguori. Ricorda in particolare qualcuno di questi politici che stavano attorno a Liguori e nelle cui abitazioni c'erano le riunioni? Ma all'epoca c'erano la famiglia San Giovanni e gli altri politici, adesso non ricordo, ma maggiormente si svolgevano presso la casa del dottor Liguori, che da sempre era sindaco di Poggiomarino, e presso la sede della DC di Poggiomarino. Va bene, ricordo che in una di queste tornate politiche, nel 1972, ho partecipato a quella tornata politica e in quell'anno conobbi il senatore, l'onorevole Patriarca, Carlo Leone
e poi ho rivisto giovanissimo l'onorevole Gava, modo di conoscere. Ripeta un attimo, scusi, ha rivisto giovanissimo l'onorevole Gava e poi non abbiamo più sentito. Sì, ho rivisto l'onorevole Gava, io all'epoca era giovanissimo e quindi in quella tornata politica lo rividi insieme all'onorevole Patriarca a Carlo Leone, dove ci furono diverse riunioni in Poggio Marino. Particolarmente ricordo la riunione che fu fatta a casa della famiglia di Ciccio e Mario San Giovanni, abitanti di fronte alla ex concessionaria dei veicoli industriali di mio padre. Mario San Giovanni sarà quello poi che diventerà sindaco qualche anno dopo? Sì. Mario San Giovanni sarà quello che poi diventerà sindaco, ma già dagli anni 60-70 facevano politica ed era all'epoca, era figlioccio, era stato cresimato dallo stesso dottor Liguori. Quindi diciamo che in quell'epoca tutto ruotava attorno alla figura del dottor Liguori e di un altro fedelissimo di Gava, Achille Marciano. Chi era questo Achille Marciano? C'era all'epoca, ricordo giovanissimo, mi potrebbe benissimo testimoniare, l'avvocato Giuliano, persona tra l'altro per benissimo ed è stato pure pretore di Pompei, c'era l'ingegnere Parisi, e c'erano Achille Marciano e c'erano tante altre persone che mi hanno visto crescere. Ora per cortesia ci dica chi erano le personalità di spicco politicamente parlando a Poggio Marino. Ce le enumeri. Diciamo, il dottor Liguori, almeno per quello che poi capirò in appresso, era il referente principale dei Gava, ma la persona più fedele ancora di Liguori ai Gava era Achille Marciano. Achille Marciano, poi lui ha fatto da sempre politica e poi per questa politica riesce anche a costruire un istituto per i ragazzi handicappati a Poggio Marino, certamente con l'autorità, con l'appoggio e l'autorità politica. Quindi ricordo in quella tornata politica del 72, io all'epoca avevo 16 anni e ho partecipato, stando accanto al dottor Liguori, a quell'elezione. Poi ricordo le altre elezioni amministrative ed anche politiche, e ricordo nel 75 sono stato a fianco giorno e notte a fianco al dottor Liguori, all'epoca si era presentato alla provincia di Napoli. Poi il 24 settembre 75, sì. Quindi lei appoggiò il dottor Liguori e chi altro in queste elezioni del 75? Chi altri appoggiò? Principalmente il dottor Liguori, che si presentava alla provincia. Il collegio era quello che Poggio Marino, andava da Poggio Marino, Palma Campania, Pompei, era il collegio provinciale. Vabbè, andiamo avanti. Liguori riuscì ad essere eletto alla provincia, mi sembra che era primavera 75, io all'epoca frequentavo l'Università di Napoli di Medicina, proprio in virtù a seguire un po' quella personalità del dottor Liguori. Vada avanti, dopo quelle elezioni. Invece purtroppo mi capita l'episodio che mi ha marchiato per tutta la mia esistenza e mi ha deviato a quelle che oggi purtroppo è la realtà. Il 24 settembre 75 fui riuscì a scappare da quel tentativo di rapimento a scopo estorsivo. Mi sono trovato dalla sera alla mattina nel carcere di Poggio Reale e
nel carcere di Poggioreale con due omicidi addosso, avevo ammazzato due di quei gruppi malavitosi in Poggio Marino, per cui ebbi tantissimi problemi fino ad arrivare ad avere la protezione per il tramite di Alfonso Rosanova, che mio padre si era rivolto in virtù proprio a stare attento alla mia incolumità in carcere. Va bene, lei di questi fatti però ha già parlato, adesso torniamo alle vicende politiche, sì, di Poggio Marino. Le volevo dire solamente questo passaggio, va bene. In carcere poi verrò a sapere da Raffaele Cutolo e dallo stesso Carmine Alfieri che gli stessi appoggiavano quegli stessi politici che io nella giovinezza sapevo punti di riferimento del dottor Liguori, e maggiormente in quella tornata del 76, stando in carcere, Cutolo e Alfieri votarono per Patriarca. Perché Alfieri stava in carcere nel 76? Sì, Alfieri dopo 2-3 mesi che mi capitò quell'episodio, Alfieri viene arrestato per l'omicidio glorioso fatto a San Giuseppe Vesuviano. Per cui io in quel momento verrò poi a sapere dallo stesso Cutolo che Patriarca, Gava erano amici di Alfonso Rosanova e che lo stesso suo padre spirituale gli mandava a dire, gli dava l'ordine a Cutolo di appoggiare questi politici. Se ricordo bene, Cutolo, che l'onorevole Patriarca era stato a Poggio Reale e lo aveva salutato. Ritornando alla realtà di Poggio Marino, negli anni dopo il 75, come ho già spiegato, in rapporto oltre che con Cutolo, ma maggiormente con gli Alfieri, e verrò poi a sapere dallo stesso Alfieri negli anni seguenti, 78-79, che lui... Ma non si sente? Non si è sentito? Patriarca. Devi aveva ripetere votato a Galasso, non si, sì, è sentito l'ultima parte del suo, sì, discorso. Dopo quel mio episodio sono uscito dal carcere e ho stretto i rapporti, cose che peraltro già ho riferito altre volte, con gli Alfieri. Verrò a sapere del rapporto stretto che gli Alfieri avevano con l'onorevole Patriarca, verrò a sapere che Alfieri da sempre ha votato Patriarca sin dalla sua prima elezione del 72 ed è stato sempre grande elettore dell'onorevole Gava. Verrò a sapere questo rapporto per il Alfieri Carmine, in quanto il Ciccio Catapano, fedelissimo di Gava, di tutta la zona vesuviana, San Giuseppe, Vesuviano, Poggio Marino, diciamo Nola, tutti quei paesi, era l'uomo più vicino a Gava. E Alfieri, essendo bene amico stretto del Ciccio Catapano, cose che poi mi racconterà gli stessi Alfieri, erano vicino a ogni tornata elettorale allo stesso Ciccio Catapano e a Gava. Senta Galasso, spieghi bene la figura di questo Ciccio Catapano. Dica, beh, chi era, che faceva, di dove era e che ruolo aveva in quel periodo nella vita politica. Mi sente Galasso? Sì. Spieghi bene chi era Ciccio Catapano e che ruolo aveva nelle vicende politiche di quel tempo. Io già sapevo l'importanza notevole di Ciccio Catapano nella mia zona, nella zona di San Giuseppe Vesuviano, Poggio Marino e altri paesi. Poi verrò a sapere, avrò la conferma dagli stessi Alfieri e maggiormente da Carmine Alfieri dell'importanza grossa di Ciccio Catapano come persona fedelissima e più vicina all'onorevole Gava. Era quello che in certo qual modo gestiva tutti quei paesi, tutti quei politici locali per conto dello stesso Gava. Senta, avevate anche voi avevate rapporti con Ciccio Catapano, anche voi della vostra organizzazione?
lei in particolare, non ho capito. Anche Alfieri o lei avevate rapporti personali con Ciccio Cadapano? Sì, io ricordo che solo da Ciccio Cadapano, dalla famiglia Cadapano, ci sono stato insieme ad Alfieri quando questi è uscito dal carcere, mi sembra l'inizio 79, perché è assolto dall'omicidio glorioso. Alfieri mi porterà, andiamo insieme a lui diverse volte a casa di Ciccio Cadapano, del figlio Pasquale e degli altri familiari, e Alfieri mi toccherò con mano quel rapporto antico che Alfieri già peraltro mi aveva riferito. Devo dire che Alfieri sin dagli anni 70 aveva dei negozi, dei magazzini in affitto dello stesso Ciccio Cadapano a San Giuseppe Vesuviano, dove svolgeva l'attività di mobiliere, di commerciante di mobili. Ma che carica politica aveva Ciccio Cadapano? Ma Ciccio Cadapano, se ricordo bene, all'epoca aveva una carica, all'epoca negli anni 80 aveva una carica, oltre che l'importanza politica, aveva una carica presso l'ospedale gli ospedali di Napoli. Diciamo era quello che gestiva un po' sanitario, tanto vero che poi rincontrerò, almeno per quello che ho vissuto, il nome di Ciccio Cadapano anche sopra dai Nuvoletta. Senta. Lorenzo Nuvoletta in quelle riunioni dell'81 magnificherà in un modo grande la figura di Ciccio Cadapano. Senta, prima di arrivare alle elezioni dell'81, ci chiarisca bene un passaggio. Lei quando fu scarcerato? Io sono stato scarcerato nell'ottobre del 76. Va bene, scarcerato. Allora, tra il 75 e l'81 ci sono state altre tornate elettorali, se non ricordo male. Che cosa Poggio ci Marino? A Poggio Marino, certo. Che cosa ci può dire a proposito di queste tornate elettorali, in particolare quelle tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, 79-80? Ricordo che dopo il mio arresto del 75, dopo l'elezione provinciale del 75, ci furono delle altre amministrative dove ci fu una lista civica a Poggio Marino, e devo precisare che nel frattempo in Poggio Marino quelle bande camorristiche erano nate, altre bande, gruppi malavitosi, e questi gruppi, maggiormente il gruppo più che si contrastava al gruppo dei Caudino, era quello dei fratelli. Caso sponsorizzare una lista civica per andare contro allo stesso Liguori. Ci fu in quegli anni ci fu un marasma a Poggio Marino, tanto vero che alcuni consiglieri, e ricordo anche l'allora sindaco, per la prima volta sindaco dottor Boccia Montefusco, fu picchiato, unitamente ad altri consiglieri furono anch'essi minacciati da questo nuovo gruppo, camorristico, e diciamo che è successo un po' di baraonda, fino ad arrivare che nell'81 il dottor Liguori non fu confermato sindaco. Nell'80 o nell'81? Nell'80-81, diciamo in quegli anni, dal 75-85. Lei si sta riferendo, no, però lei si sta riferendo a una tornata politica, a una tornata amministrativa elettorale ben precisa. Sì. Si ricorda in quale anno, quella in cui poi il dottor Liguori non risultò più, da cui poi non riuscì più eletto sindaco? Se ricordo bene, fu nel 75-76. E poi dopo ce ne furono altre elezioni amministrative nell'80. Mi sembra nell'80 ci fu un'altra, adesso che ricordo, un'altra tornata amministrativa dove il Liguori, questa volta di nuovo appoggiato da me, dalla mia famiglia, ma non famiglia camorristica, perché mio padre da sempre è stato elettore di Liguori e di Cava. Degli stessi riferimenti del dottor Liguori a livello politico.
il dottor Liguori mi sembra che in quella tornata fu vincente di nuovo e seppure costituì un'amministrazione, ma dopo poco tempo cadde di nuovo questa amministrazione. Senta, perché... Galasso, ma prima di andare avanti, ma la vostra, la sua famiglia, diciamo famiglia Galasso, quanti voti controllava Poggiomarino? Ma io, voi per gli stessi, per lo stesso gruppo mi sente? No, deve ripetere la risposta per favore, da capo. Ma voi per il gruppo familiare mio, che è abbastanza grande, voi per l'attività di mio padre, voi per la personalità e l'attività di mio padre, che ha sempre, è stato sempre ben voluto a Poggiomarino, sono voti per di centinaia di voti, per non dire qualche migliaia. Ho capito, vado avanti. Ricordo che poi... Ciccio Catapano, lo stesso Liguori nei riguardi dell'onorevole Gava. Ricordo che fine anni 70 il Raffaele Rosario Boccia, per poi, per come mi confermerà lo stesso negli anni seguenti, strinse un rapporto totale con i Catapano e con lo stesso Annunziata Rosario, vecchio capoclan di Poggiomarino, che all'epoca era detenuto. Riesce a fare questa a riunirsi con questo gruppo e riesce anche, almeno per quello che saprò dopo, riesce a gestire i soldi e a investire i soldi provenienti dai sequestri di persona che negli anni 70 i fratelli Catapano e lo stesso Annunziata Rosario avevano commesso. Ricordo i sequestri di persona subito dopo il mio tentativo di sequestro del banchiere Fabrocino, di Michelangelo Ambrosio, un commerciante di San Giuseppe Vesuviana, persona per bene e amico della mia famiglia, ed io amico del figlio che nonostante che avessero pagato il riscatto fu ammazzato. Ricordo perfine per arrivare nel 1977-78 al sequestro del banchiere Amabile, fatto dai fratelli Catapano e gestito a Poggiomarino. Per cui questa figura, Raffaele Rosario Boccia, riesce a investire i soldi di questi Catapano, tanto che poi... In quali attività li investiva questi soldi, Boccia? Li investiva nell'istituto scolastico Settembrini di Poggiomarino. Devo precisare una cosa, che Raffaele Rosario Boccia... Che rapporto aveva? Scusi, che rapporto aveva? Lo dica, perché molti non lo sanno qui. Che rapporto aveva Boccia con il Settembrini? Ma era il proprietario, era il proprietario ed aveva costruito questo immenso istituto Settembrini di Poggiomarino proprio in virtù ai soldi avuti dai Catapano. Per come a Poggiomarino si conosceva Raffaele Rosario Boccia, fino a qualche anno prima lo stesso non aveva neanche i soldi necessari, diciamo, per la sua stessa famiglia. Per cui era la meraviglia un po' di tutto Poggiomarino. Io poi saprò come Raffaele Boccia si finanziava ed era in virtù a questa società che egli fece con i Catapano e con questi soldi dei sequestri di Catapano e di Annunziata Rosario, genero di Rocco Macri, noto malavitoso calabrese, riuscì a costruire l'istituto Settembrini di Poggiomarino. Per cui Raffaele Rosario Boccia riesce a trovare un rapporto diretto con l'onorevole Gava e
di far fuori il dottor Liguori. Come chi fu il tramite? Chi fu il tramite del rapporto diretto tra Boccia e Gava? Ma io, a dire la verità, almeno per quello che ho saputo, lui già all'epoca, fine anni 70, aveva buoni rapporti, aveva stretti rapporti, oltre che con questi gruppi malavitosi di Poggio Marino, con Alfonso Rosanova. Sapevo di questo stretto contatto sin dagli anni 70. Ricordo un episodio che poi mi ha dato la certezza, proprio dal buonanima dottor Liguori, che nell'82, se ricordo bene, nell'82, quindi stiamo in epoca dopo, subito dopo che mi è stato ammazzato mio fratello Nino, io comunque ho conservato sempre quel rispetto e quel rapporto filiale nei riguardi del dottor Liguori. Ricordo che nell'82 si sono svolte a Poggio Marino le elezioni amministrative. Il dottor Liguori, oltre a fargli visita io presso la sua abitazione, ricordo che mi cercava e ci siamo visti in quel periodo e si lamentò con me che in un certo qual modo si sentiva tradito dalla sua stessa corrente politica e per questo, diciamo, per questa prepotenza che stava subendo principalmente. Lui identificava il Raffaello Rosario Boccia, che vedeva che era il nuovo referente politico di Gava. Ricordo, guardi, che Galasso, il dottor Liguori... però scusi, prima che vada avanti, io le devo far notare, ha parlato di elezioni amministrative dell'82, nell'82 ci furono le politiche. Le amministrative... No, se ricordo bene, le amministrative ci furono nell'80, almeno... Cerchi di ricostruire bene queste date. Sì, pur darsi oggi i ricordi, pur darsi pure che non ricordo bene. Comunque io ricordavo nell'82, pur darsi pure che sia nell'80. Sì. Però io ricordo di aver visto nell'82, dopo la morte di mio fratello, diverse volte il dottor Liguori anche da latitante. E per cui lui mi riferiva che oramai anziano e mi ricordo una cosa, oggi conservo bei ricordi del dottor Liguori, ricordo che in questo suo sfogo mi tirò fuori dalla tasca un metro, nel senso facendomi capire che lui era misurato, si è sempre misurato e che non vedeva. Non si riusciva a capacitare di questo tradimento di militanza per la corrente Dorotea, che stava puntando tutto su Raffaele Rosario Boccia e diciamo i suoi amici, i Catapano, i Caso, fino ad arrivare ad Alfonso Rosanova. Fatto questa premessa sulla figura del Raffaele Rosario Boccia, torniamo alle elezioni amministrative del 1980. Che cosa successe a Poggio Marino? Chi le vinse, chi le perse? Lei come si mosse? Non ho capito, dottor Roberti. Elezioni amministrative sì. Del 1980, che cosa successe? Come andò a Poggio Marino questa tornata elettorale? Lei che fece in quell'occasione? Ma io, per quello che ricordo, in questa tornata prevalse di nuovo, diciamo, il dottor Liguori ebbe una grossa elezione. Ma ciò nonostante, il dottor Liguori tentò di fare l'amministrazione, ma non ci riuscì e diventò sindaco il dottor Annunziata. Chi era questo dottor Annunziata? Il dottor Giuseppe Annunziata è un medico di Poggio Marino, era un medico di Poggio Marino che io conosco, ci conosciamo di famiglia. E se ricordo bene, lui non era mai stato della corrente Dorotea, ma
all'epoca ebbe questo rapporto con il Raffaele Rosario Boccia e riesce a farlo passare nella corrente dorotea e quindi riuscì a fare il sindaco. Ma scusi, mi spieghi una cosa, come mai lei sosteneva Liguori, ha detto, anche in quelle amministrative perché era legato personalmente sì. a Liguori. Annunziata sì. era sostenuto da Boccia. Che cosa successe? Sì. Come mai Annunziata, benché non sostenuto, diciamo, camorristicamente, ma solo politicamente a Poggiomarino, come mai Annunziata prevalse su Liguori, che invece era sostenuto da lei? Aveva qualche altro sostegno Annunziata oltre a Boccia, oltre a quello di Boccia? Ma Annunziata era sostenuto dagli altri, dallo stesso gruppo di Annunziata, Rosario, il malavitoso Annunziata, ma questo principalmente perché il Raffaele Rosario Boccia voleva cambiare scena a Poggiomarino, voleva far fuori il dottor Liguori e quindi rilevare, diciamo, essere il punto di riferimento sia in Poggiomarino che della stessa corrente dorotea e dello stesso onorevole Cava. Era una mira di Boccia di diventare lui il punto di riferimento in Poggiomarino, per cui il Boccia all'epoca aveva accanto a sé i Catapano, i fratelli Casa, un po' diciamo tutti quei gruppi malavitosi e riuscì. Quindi scusi, possiamo sostenere? Possiamo... Diciamo, dottor Roberti, sì. per essere capito bene, succede quasi una cosa uguale a quella che negli anni seguenti succederà a Sant'Antonio Abate. Ah, e allora chiarisca bene. Annunziata, dal punto di vista criminale, aveva il sostegno di qualcuno? Lei ha già risposto di sì. Catapano, sì. Annunziata il detenuto, eccetera. E queste persone possono essere ricondotte a un raggruppamento criminale specifico nel 1980? Chi erano? Ma nel 1980 pensate che il Raffaele Rosario Boccia sono un paio d'anni, due o tre anni, che ha costruito l'Istituto Scolastico Settembrini con l'impresa dei fratelli Catapano e quindi andando in società con essi anche su altre costruzioni in Poggiomarino. Aveva principalmente il Raffaele Rosario Boccia il supporto dei fratelli Catapano, dei fratelli Casa e dello stesso Raffaele Cutolo, tanto vero che all'epoca il Raffaele Rosario Boccia era solito accompagnarsi con la sorella di Raffaele Rosario di Raffaele Cutolo e io sapevo che in Poggiomarino aveva stretti rapporti con Alfonso Sanova, tanto che i figli di questi, di Alfonso Sanova, frequentavano l'Istituto Scolastico di Poggiomarino ed anche la piazza, diciamo il paese di Poggiomarino, affiancandosi in piazza a questi vari gruppi malavitosi, principalmente ai fratelli di Catapano, all'avvocato Giuseppe Caso. Diciamo che il Boccia all'epoca si sentiva super protetto da questi gruppi malavitosi ed anche dalla sua stessa corrente politica, principalmente il rapporto stretto con l'onorevole Cava. Allora, per questo se abbiamo capito, Annunziata sostenuto da Boccia e dai Cutoliani, prevale su Liguori sostenuto da lei nell'80, va bene? Sì, ma diciamo che io, dottor Roberti, all'epoca io avevo questo rapporto con il dottor Liguori da sempre, un rapporto filiale, per cui io in quel momento, seppure cerco di dare una mano al dottor Liguori, ma non lo faccio con quella forza camorristica, con quel mio potere camorristico, almeno nel 1980, anche perché in quell'epoca io avevo dei miei problemi personali con questi gruppi camorristici, per cui cercavo anche di non, come dire, di non irrigidire, di non andare contro questo gruppo che all'epoca era forte. Parlo di Catapano, Rosanova, Fratelli Caso, Annunziata Rosario, lo stesso Raffaele Rosario Boccia, cercavo di avere un rapporto
almeno mi sforzavo di avere un rapporto buono con lo stesso Raffaele Rosario Boccia. Senta, ma Boccia che vantaggi ebbe dal sostegno elettorale fornito ad Annunziata e alla sua lista? Ma Boccia per come era suo, come carattere suo, lui voleva voleva primeggiare su tutti questi gruppi camorristici, scansare via il dottor Liguori e quindi diventare la persona di comando a Poggiomarino con il supporto dell'onorevole Gava, per come poi lui mi confermerà. Boccia, pensate bene, che ha addirittura di lì a qualche anno alla mira di diventare deputato con quegli appoggi, che poi lo stesso, come mi dirà lo stesso, negli anni seguenti verrà tradito a sua volta dall'onorevole Gava, nonostante che si fosse dato da fare per la stessa corrente Dorotea ed anche a Poggiomarino. Va bene, allora andiamo avanti. Dopo le elezioni amministrative dell'80, che successe? Sempre in termini dopo politico le elezioni amministrative dell'80, se ricordo bene, diventa sindaco il dottor Annunziata, riescono in un certo qual modo all'interno della DC di scansare via il dottor Liguori, tanto che poi di lì a qualche anno il dottor Liguori si arrenderà e si allontanerà totalmente poi nel giro di qualche anno dalla politica, perché come mi dirà lo stesso, nei miei rapporti filiali, come le dicevo paterni, era schifato da tutto quel contesto politico camorristico. Arriviamo allo scontro che con la NCO, con gli stessi Catapano, e io, dopo la morte di mio fratello Nino, facevo responsabile, in quanto con una responsabilità totale, di principalmente di Raffaele Rosario Boccia, sia come finanziatore, come riciclatore e finanziatore del gruppo Catapano e Fratelli Caso, Annunziata, diciamo quei gruppi che io sapevo certo della loro responsabilità nell'omicidio di mio fratello Nino. Decido, dopo alcuni giorni dell'omicidio di mio fratello Nino, di mandare a chiamare, dopo varie resistenze, tramite mio cognato Saporito Saverio, venne in uno dei miei rifugi in Sarno il Raffaele Rosario Boccia. Ricordo che mi dette le condoglianze, parlammo di mio fratello Nino, che mi riferì che avevo subito una grande mascalzonata con la morte di mio fratello Nino, io al che cercai con fare tranquillo e deciso e in certo qual modo minaccioso riferì al Raffaele Rosario Boccia che doveva allontanarsi totalmente da Alfonso Sanova, dai fratelli Catapano, dai fratelli Caso, Annunziata, pena che lo avrei ammazzato. Senta, ricordi che lui... Senta Calasso, Boccia aveva ottenuto qualche agevolazione per i settembrini da questo sostegno dato al gruppo Annunziata? Che lei sappia. Ma non ho capito, dottore, abbia pazienza, non si sente tanto bene. Il Boccia aveva ottenuto agevolazioni, sì, nella realizzazione del settembrini da questo gruppo di potere capeggiato appunto dall'Annunziata sindaco, dal sindaco Annunziata, al gruppo, diciamo, Doroteo. Io ricordo che il Boccia già da un paio d'anni aveva problemi di concessione per l'istituto Settembrini. Ricordo che poi nel giro di qualche anno, adesso non voglio precisare, nel 1980 lui riesce a mettere a posto l'istituto Settembrini per quanto riguardava le concessioni edilizie. Su quel terreno costruito l'istituto Settembrini non era edificabile. Perché c'era un piano regolatore a Poggiomarino?
Non ricordo adesso se c'era il piano, mi sembra di no, c'era un piano di fabbricazione. Programma di fabbricazione. Programma di fabbricazione. E il Settembrini non rispettava. Il Settembrini non rispettava questo programma di fabbricazione. No, no, se ricordo bene, fino agli anni 84-85 lui ci costruisce anche una parte abusiva che poi condonerà nell'83. Questo riferitomi poi nell'83 dallo stesso Bocci che aveva problemi finanziari, proprio in virtù pure a questo condono. Senta, torniamo all'incontro che lei ebbe con Raffaele Rosario Boccia dopo l'omicidio di suo fratello. Sì. Come finì questo incontro e come si sviluppò il rapporto successivamente tra lei e Boccia? Sì, dopo l'omicidio di mio fratello Nino e la mia conseguente decisione di scegliere definitivamente di scegliere quella strada criminale, diciamo di diventare a tutti gli effetti, di sposare la vita camorristica per vendicare mio fratello Nino, io pensai da subito di volevo ammazzare subito Raffaele Rosario Boccia, in quanto lo facevo responsabile sia come supporto finanziario, politico e di tutto nell'omicidio di mio fratello Nino. Poi, riflettendo, pensai bene, almeno per guardarlo negli occhi, pensai bene di mandarlo a chiamare. Falanga, e in questo incontro... Falanga, vuole stare un po' tranquillo, per cortesia. Vada avanti. Ricordo che in questo incontro fece esplicitamente richiesta al Boccia di allontanarsi dai fratelli Catapano, da Rosanova, diciamo da tutto il gruppo cutoleano e dallo stesso Raffaele Cutolo, pena che lo avrei ammazzato, e il Boccia da subito consentì a questa mia minaccia, diciamo richiesta minacciosa, e mi riferì anche che dicendomi che avevo ragione per quello che avevo subito con la morte di mio fratello Nino, e mi promise che lui da quel momento in poi avrebbe fatto tutto il possibile di allontanarsi dai fratelli Catapano, anche se mi riferì che aveva delle società in essere e se ricordo bene delle costruzioni di diversi fabbricati in Poggio Marino, per cui lui mi rappresentava la difficoltà e la richiesta di avere se per caso io avessi saputo che aveva ancora a che fare con i Catapano, era solo perché era suo intendimento chiarissi per questa società e poi allontanarsi i Catapano. In quella sede mi dette la promessa che lui da quel momento in poi stava vicino a me, in quanto conosceva mio padre da sempre. Mi ricordò che mio padre da sempre, quando lui non aveva una lira, gli aveva anche prestato dei soldi senza che mio padre avesse avuto di ritorno questo prestito, diciamo di tutti quei benefici, e mi confermò che lui mi stava vicino, mi disse di vederlo sotto un altro aspetto e non come nemico e socio affiliato ai Catapano e tutti gli altri. All'epoca, se ricordo bene, il Boccia era presidente della USL della mia zona, e che poi diventerà a sua volta presidente dell'USL Pasquale Catapano. Diciamo, Pasquale Catapano chi è? Chi era e chi è? Il fratello di Ciccio Catapano di San Giuseppe Vesuviano, fedelissimo. Il fratello e il figlio, diciamo, il fratello e il figlio, Galasso. Il figlio, che io poi lo conosco molto bene, l'ho incontrato unitamente ad Alfieri fino a quando divento, fino al 92, che poi divento collaboratore. Vabbè, torniamo a per Boccia. Cui, sì, Boccia mi dà questa promessa, questa sua completa disponibilità, tanto vero che dopo alcuni omicidi che succedono in Poggio Marino e di cui mi sono accusato per vendicare mio fratello Nino, il Boccia continuamente si rivolge ai miei familiari, particolarmente a mio cognato Saverio Saporiti, che gestiva
l'azienda nostra di Sarno faceva costantemente richieste di incontrarmi. Io all'epoca pensavo pure che Boccia poteva fare doppio gioco e farmi qualche trappola con i miei nemici, ma alla fine ho sempre acconsentito, dietro sue insistenze, di incontrarlo. Boccia, da quel momento, dall'82, nei miei riguardi, forse io capii all'epoca, per farmi capire che lui era completamente disponibile nei miei riguardi, cercava di parlarmi della realtà amministrativa di Poggio Marino, politica, e cercò, mi chiese in tutti i modi, anche dicendomi, sono certo di questo, almeno per quello che io venni a sapere, che il sindaco all'epoca, dottor Annunziata, Giuseppe Annunziata, voleva incontrarmi e salutare. Io al che cercavo al Bocci di fargli capire che ero latitante, che non c'era impellente per quello che lui e tutti i poggiomarinesi sapevano in quello scontro sanguinoso che avevo in atto con i catapano e i cutuliani, ma lui insisteva, rappresentandomi anche, dice che era un desiderio dell'Annunziata, per cui mi sono incontrato in quell'epoca lui, con lui e con il dottor Annunziata. Come venni a sapere, erano manifestazioni che Boccia cercava di rappresentarmi per farmi comprendere la sua totale disponibilità e diciamo il conseguente farmi prendere atto del suo distacco dal gruppo cutuliano. Siamo in che anno? Che anno siamo, Galasso? Sempre nel 90, nell'82, ma l'anno dell'omicidio di suo fratello? Sì, siamo nell'82. Sì. Va bene, vada avanti. Nell'82, in questi incontri, diversi incontri, la maggior parte richiestomi dal Boccia fosse proprio per capire se io ce l'avevo ancora con lui. Lui mi parla anche di tutta la corrente dorotea e maggiormente dell'onorevole Cava. Mi dice che di tutte le cortesie, di tutte le sue disponibilità nei riguardi dello stesso onorevole Cava, fino ad arrivare a dirmi che l'onorevole Cava, lui gli aveva prestato direttamente dei soldi, vari soldi per un totale di 160-170 milioni di lire, e aveva in mente di presentarsi alle prossime elezioni politiche alla Camera dei Deputati. Tanto è vero che mi chiedeva Boccia. Boccia mi chiedeva costantemente in un modo sorridente se io lo appoggiavo, io e lo stesso compare Carmine Alfieri, che lui sapeva che stavamo in lotta con i cutoliani, per cui già verso fine 82 erano informati che in quell'epoca risultavamo un po' i vincenti sul gruppo NCO. Questo per farle capire che come il Boccia, come al pari di tanti altri politici, come erano informati di uno scontro camorristico e come man mano cambiavano, avevano la metamorfosi di allearsi con il gruppo vincente. Il Boccia segue periodicamente, almeno nel contesto di Poggio Marino, per non dire su tutta la zona, come si evolve lo scontro camorristico, e già si predispone, già si butta le basi per allearsi con il nuovo vincente, cose peraltro che già avevano fatte negli anni precedenti. Quindi ricordo di questi molti incontri con il Boccia, tanto è vero che con il Boccia e con un certo del 7000 di Poggio Marino, come dell'inaugurazione del conseguente istituto di Cicciano. E ricordi che in quell'epoca il Boccia conosceva me, conosceva Alfieri, tanto da invitarci in quella riunione, dove ci siamo salutati con i nostri soliti
con già i referenti politici. Ma chi c'era, scusi, con chi vi siete salutati in particolare? Con chi vi salutaste? Ma io ricordo che a Cicciano, se ricordo bene, a Cicciano con l'onorevole Gava, Patriarca, Russo, e c'erano altri onorevoli, altre personalità politiche, lo stesso Ciccio Catapano. Ma voglio precisare che in tutte le sia dall'inaugurazione dell'Istituto 7000 di Poggiolini che in tutte le altre manifestazioni che Raffaele Rosario Boccia era solito fare, sia politiche che per pubblicità sua dell'Istituto, quasi sempre io ho incontrato il senatore Patriarca presso quello dell'Istituto. Senta, ma l'istituto di Cicciano, chiarisca bene, che cos'era questo istituto di Cicciano? Ma l'istituto di Cicciano era nato come un secondo istituto scolastico settembrini, uno a Poggiolini e uno a Cicciano, poi diventa nel tempo istituto geriatrico per gli anziani. Vabbè. Lo trasformerà, dato che Cicciano, il Boccia convergerà tutto a Poggiolini come istituto scolastico, quello là lo trasformerà come casa per anziani, istituto geriatrico. Va bene. Senta, e allora veniamo al momento in cui cambia il sindaco a Poggiomarino. Lei già ne stava accennando. Il dottore Annunziata, se non sbaglio, siamo in che anno? In che anno il dottore Annunziata cade con la sua giunta? Siamo nell'82-83. Nell'83. Diciamo che dopo la morte di Casillo, il Boccia, almeno in Poggiomarino, e dopo la morte dopo le uccisioni dei Cuturiani in Poggiomarino e principalmente la morte dei fratelli Catapano, nell'83 Boccia capisce che almeno a Poggiomarino sono io che ho prevasso un po' su tutti quei gruppi malavitosi. Boccia capisce anche, in qualità di persona di estrema intelligenza, persona che secondo me impersonifica molto bene, quella di politico, faccendiere e che cambia alla metamorfosi la flessibilità di cambiare e allearsi con quei gruppi che in un determinato contesto comandano, che non gli fa ribrezzo, schifo, scusate la volgarità, di associarsi, di andare alla ricerca di associarsi anche con criminali, delinquenti, con sequestratori di persona. Il Boccia capisce che è finita l'epoca, incomincia a capire, e voi anche principalmente per accontentare, per manifestarmi che lui mi è vicino in tutto e per tutto, capisce che è finita l'epoca di sponsorizzare quei politici, almeno quegli amministratori che erano legati ai vecchi gruppi. Quindi riesce a fare cambiare, a cacciare fuori il dottor Giuseppe Annunziata e a rappresentarmi che lui sul comune di Poggiomarino voleva mettere il dottor Davino, professor Fiore Davino, che era stato... Fiore anche... Davino è la... non credo che si chiamasse Fiore, per la verità, Galassi. Non ricorda il nome di battesimo? Non ricordo il nome, vabbè, ma... non l'ha importato, si chiamava Francesco. Si chiama Francesco. Francesco Davino. Francesco Davino. Francesco Davino. No, a dire la verità, veniva chiamato Fiore, poi può darsi pure che è Francesco Davino. Vabbè, comunque il nome è Francesco. Vabbè, ma dico, come fa a cadere la giunta Annunziata? No, almeno, dottor Roberti, voglio precisare questa cosa. Se il professor Davino si chiamava Francesco anagraficamente, ma veniva chiamato da me, tanto vero che era intimo amico di mio fratello Nino, ed è stato mio insegnante nella gioventù, noi lo chiamavamo il professor Fiore Davino. Vabbè, molto ero bene. Ero di casa, va bene, pure... Va bene, Galasso, va bene, abbiamo capito. Quindi, le ho chiesto questo, come cadde la giunta Annunziata?
e subentrò Davino con un'altra giunta. Lei dice che è stata una manovra di boccia, ma in pratica come avvenne? In pratica fu quello che io mi ricordo di boccia. Non so lei a che cosa si riferisce, se mi può fare meglio. No, io vabbè, lei dica quello che si ricorda, non si preoccupi. A un certo punto lei dice di aver saputo da boccia che intendeva far cadere Annunziata e sostituirlo con Davino. È vero? Abbiamo capito bene? Sì, perché secondo lui trovò dei difetti al dottor Annunziata, almeno appresi, capì che il Boccia voleva manifestare a me e diciamo anche al mio capo. All'epoca lui sapeva molto bene il rapporto stretto tra me e Alfieri, che si voleva adeguare al nostro gruppo. Quindi senta, il professor Davino allora rappresentava, secondo questa impostazione che lei sta dando, rappresentava espressione del vostro gruppo? Era comunque persona gradita al vostro gruppo, il professor Davino? Ma almeno per quello che in Poggio Marino, il professor Davino, per quello che io ricordo, non era mai stato doroteo, era stato sempre contro la corrente doroteo, e quindi quello fu la meraviglia, non soltanto mia, ma di tanti altri amministratori di Poggio Marino. Ma fu l'ennesima strategia del Rosario Raffaele Boccia. E perché perché nella strategia di Boccia c'era proprio Davino come sindaco al posto di Annunziata? Perché Davino e non un altro? Ma perché Davino forse era in quel momento la persona un po' più pulita, sapendo i rapporti che c'erano anche tra me e Davino, forse Raffaele Boccia, per rappresentarmi questa sua disponibilità, allora mi rappresentava, dice, mettiamo, cioè diventa sindaco il professor Davino, che lui sapeva dei rapporti con me, con la Bonanno di mio fratello. Quindi in sostanza Boccia è quasi come per compiacere lei, pensò a Davino da sostituire al posto di Annunziata. Sì. E lei naturalmente tanto approvò. Tanto è vero che ricordo che prima che il professor Davino diventasse sindaco, il Boccia me lo portò da me. E quindi ci siamo visti prima ancora che diventasse sindaco. In questi incontri il Boccia teneva molto a precisare e a rappresentarmi all'Annunziata, al Davino e agli altri amministratori che mi ci sono incontrato, che da quel momento in poi, cose che peraltro Poggio Marino sapevo, la personalità, la persona, il punto di riferimento in Poggio Marino, camorristicamente, ero io. Nel mentre lui e gli amministratori gestivano quella parte politica. Quindi, diciamo, quasi spontaneamente nasceva quella che io l'ho chiamata collusione, commistione. Erano i due poteri. Boccia teneva molto a precisare della mia personalità, ma d'altronde con il Davino io, come ho detto, sono stato suo insegnante. Lui è stato suo rapporto... insegnante? No, Davino è stato mio insegnante, mi scusi. Va bene. Senta, e lei aveva anche un rapporto di amicizia con il professor Davino, oltre a questo rapporto di devozione perché era stato il suo insegnante? Ma io ero, dottor Roberto, da diversi anni non lo vedevo il dottor Davino, perché in quanto avevo i miei problemi camorristici e giudiziari. Certamente mi fece piacere di rivederlo e quindi mi fece pure piacere che diventò sindaco. Va bene, però a un certo punto... Che cosa succede? Senta, lei ha già precisato, scusi, che Davino non era doroteo, No, non era doroteo, non era mai stato doroteo. Come lo stesso, per favore. Come lo stesso, se ricordo bene, come lo stesso Giuseppe Annunziata. Certo, va bene. A Poggio Marino, chiunque voleva fare il sindaco doveva passare prima nella corrente dorotea e con il riferimento
dell'onorevole Cava, se no mai mai poteva diventare sindaco. Va bene. Allora veniamo alla vicenda elettorale amministrativa del 1985. Che cosa succede nel 1985? Tutte queste manovre del Boccia in Poggio Marino e diciamo del nuovo trasformismo e della nuova persona del nuovo trasformismo di Boccia che si era allontanato nel tempo dai vecchi riferimenti camorristici e quindi cercava tutto il possibile di collegarsi vicino a me. Certamente questo portò pure all'interno dell'amministrazione di Poggio Marino un po' di subbuglio, tanto è vero che il Boccia nell'85 un po' tutta la realtà di Poggio Marino la realtà amministrativa di Poggio Marino viene scansata via. Succede in quella nuova elezione, mi sente? Sì. Succede in quella nuova elezione amministrativa un subbuglio totale in Poggio Marino fino ad arrivare il presidente della USL, sindaco di San Paolo Bessito, Riccio Luigi, fedelissimo di Cava, della corrente Dorotea di Cava, in Poggio Marino e con Faro Vappesco fece l'intervento nella segreteria DC di Poggio Marino e scansando via tutti quei vecchi riferimenti loro e mettendo dei nuovi riferimenti. Devo precisare molto bene che Mario San Giovanni è stato amico intimo di mio fratello Nino sin dalla gioventù, avevano interessi vari, riuniva vari interessi, particolarmente quello del calcio, per cui viene ripescato il Mario San Giovanni in Poggio Marino, cosa per altri gli amministratori fedelissimi di quella corrente Dorotea in Poggio Marino sapevano particolarmente l'Achille Marciano. Quindi Mario San Giovanni per disposizioni di Riccio Luigi diventa capolista e si svolge quell'elezione. Sì, ma mi faccia capire bene. Perché Davino non andava più bene? Perché Davino fu fatto fuori da candidato alla rielezione di sindaco e fu sostituito con San Giovanni? Che era successo? Ma qui c'è stato un intervento anche politico. Un intervento, noi siamo nell'85 dove c'è l'egemonia totale nella nostra zona, del nostro gruppo, dove diciamo che noi sin dalla morte di Casillo eravamo cresciuti ed eravamo ritornati ad avere quel rapporto privilegiato verso i politici di nuovo come Alfieri lo aveva negli anni 70. Mi spiego meglio, sin dal 83 i vari riferimenti politici, il senatore Patriarca, l'onorevole Cava per il tramite dei suoi referenti locali politici ritornano di nuovo ad avere a che fare con il gruppo di Alfieri, per cui si sapeva il Riccio Luigi, il Meo, il Ciccio Catapano, l'Achille Marciano, diciamo tutti questi punti di riferimento fedelissimi di Cava sapevano chi in quella zona oristicamente quella zona la gestiva e ci fu questo intervento del Riccio Luigi in Poggio Marino dato anche perché conseguente diciamo al subbuglio che si era creato a Poggio Marino di quella parte vecchia politica e dei nuovi che premevano. Senta, ma lei fu scelto. Lei che aveva dato il suo beneplacito nell'83 alla successione di Davino ad Annunziata come sindaco, appoggiò San Giovanni nelle elezioni dell'85? Sì. Oppure non lo appoggiò? Lo appoggiò?
No, lo appoggiai, lo, e ma lo diciamo appoggiò, che fu, e lo appoggiò quasi solo perché era suo amico oppure per altri motivi? No, io lo appoggiai principalmente per il rapporto che lui aveva non soltanto con mio famiglia e diciamo anche con le, gli altri miei familiari acquisiti in Poggiomarino, mi riferisco ai miei parenti, non so, ai parenti delle mogli dei miei fratelli, diciamo agli altri, a tutto il gruppo familiare, lo appoggiarono spensieratamente in virtù principalmente a quel rapporto che avevo con mio fratello Nino, anche perché io appoggiai il Mario San Giovanni principalmente per questa cosa. Appoggiai Mario San Giovanni perché Mario Pietro era stato maltrattato da tutta quella classe politica, da tutta quella classe politica e da quei malavitosi che io mi scontrai. Mi riferisco particolarmente ai fratelli Caso, all'avvocato Caso, ai fratelli Caso, ai fratelli Catapano e dallo stesso Raffaele Boccia. Per cui appoggiai totalmente sia io e i miei familiari in Mario San Giovanni, tanto sì, da avere una fortissima... Sì, ma nell'85 San Giovanni aveva anche l'appoggio di Boccia. Io per quello che so, no. E chi appoggiava Boccia nell'85? Boccia all'epoca, se ricordo bene, portava altri suoi riferimenti, e che poi diventerà anche segretario della DC, mi sembra un ragazzo Sepe. Senta, ricorda se San Giovanni aveva Americo anche... Americo Sepe che veniva portato da Boccia e dallo stesso Achille Marciano. Senta, ricorda se nell'85 San Giovanni era anche appoggiato dall'onorevole Patriarca? Nell'85? Ma sì. Nelle amministrative? Sì. Non lo so, non ricordo questo, ma probabile. E la domanda che le ho fatto non è casuale perché, e questo glielo contesto, nell'interrogatorio sì. Del 21 aprile del 93 lei ricordò un episodio specifico che riguardava il rapporto Patriarca-San Giovanni. Lei disse, sì. Mi fu trasmesso dal Patriarca il messaggio di Gava destinato ad imporre a San Giovanni il passaggio nella sua corrente. In quel periodo... Ma il questo Patriarca... dopo succede, dottor Roberti? No, lei, scusi, parla, lei parla del 1985. Ma io mi riferivo principalmente alla, diciamo, alla costituzione della lista delle elezioni amministrative. Ho capito. Poi dopo, una volta dopo fatto del senatore Patriarca, di questa pressione dell'onorevole Cava e del senatore Patriarca su Mario San Giovanni e mi chiedono il mio intervento. Io mi riferivo prima alla precostituzione della lista, prima delle elezioni. Mentre questo intervento... Diciamo un mese... Questo intervento individuo bene, un mese prima... Questo intervento che... Non ho capito, chiesto, dottore. Questo intervento che le fu chiesto da Gava, da Patriarca a nome di Gava, invece fu successivo alla nomina di San Giovanni Sindaco? No, successivo alle elezioni stesse, alle elezioni amministrative stesse. Ma prima che si formasse la giunta o dopo? Prima ancora, prima... Dottor Roberti, purtroppo la sentiamo intermittenza. Sì, ho capito. Va bene, ma comunque ha dato la risposta, gliela facciamo ripetere per chiarezza. Ho chiesto l'intervento... No, vorrei precisare bene. Un mese prima delle elezioni a Poggiomarino, delle elezioni amministrative, ci fu un intervento decisivo del Riccio Luigi. Bene. Dove Riccio Luigi fece piazza pulita, diciamo, di tutti quei politici vecchi, professor Davino, Annunziata Giuseppe, tutti quei vecchi politici che avevano avuto a che fare, in un certo qual modo, appartenevano in un certo qual modo a quella sponsorizzata, quei gruppi capolista della DC, mi sembra, ricordo bene, diventò Mario San Giovanni. Mario San Giovanni si fece le elezioni, Mario San Giovanni fu uno dei più eletti
e da quel momento in poi io, a dire la verità, non pensavo minimamente di intervenire su Mario San Giovanni e dargli indicazione per fare la giunta, per fare l'amministrazione. Ma succede un fatto che di lì a qualche giorno il senatore Patriarca andò a dire che San Giovanni, vecchio suo amico, peraltro poi San Giovanni, seppure conservava un buon ricordo del senatore Patriarca, ma comunque lo faceva responsabile unitamente a Gava, che negli anni 70 era stato maltrattato politicamente, tanto da essere scaricato. Parlo di quell'epoca, fine anni 70, che si costituì quel gruppo malevitoso insieme a Raffaele Rosario Boccia e agli altri. Quindi Mario San Giovanni faceva responsabile Gava ed anche Patriarca di essere stato politicamente. Un momento nel bagno, approfitto. Franco, che ora dobbiamo... Senti, noi dovremmo finire, avremmo dovuto già finire per le due. Io vorrei però cercare di esaurire rapidamente, se abbiamo la possibilità di farlo, nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora. Vabbè. Arrivare fino, diciamo, al 90 e fermarci lì, insomma, se possibile con poche domande. No, se ce lo consente. Se ce lo consente. Che questo... Dicendo che Mario San Giovanni ce l'aveva con Gava, perché ce l'aveva con Gava? È perché era stato maltrattato politicamente e scansato via negli anni, fine anni 70, quando si era costituito, fine anni 70, inizi anni 80, quando si era costituito quel gruppo di malavitoso, Catapano, Fratelli Caso, l'Avvocato Caso... annunziato con l'influenza di Alfonso Rosanova e con, diciamo, la gestione, la dirigenza di Raffaele Rosario Boccia. E lei che cosa fece per convincere Mario San Giovanni a rientrare nell'area gavianea? Io ricordo che il senatore Patriarca mi mandò a dire specificamente che voleva incontrarsi unitamente a me al San Giovanni Mario, per il motivo che il San Giovanni Mario doveva passare con la corrente dorotea, in quanto aveva saputo che il Mario San Giovanni voleva costruire un'amministrazione, diciamo, lontano dalle correnti politiche, e poi dopo, subito dopo, il senatore Patriarca mi mandò a dire che aveva saputo che Mario San Giovanni stava prendendo contatti con la corrente di Vincenzo Scotti, per cui mi intimava di fermare il San Giovanni a non scegliere quella corrente o un'altra corrente, pena che a Poggiomarino non avrebbe mai fatto il sindaco. Senta, ma lei Galasso era stato decisivo nel suo supporto alla elezione di San Giovanni? Credo di sì, a dire la verità. Mario San Giovanni fu portato dai miei familiari, torno a ripetere, quasi spontaneamente, in virtù che aveva la massima stima di tutti i miei familiari. Sì, ma voglio dell'intera... questo lo abbiamo capito, ma voglio sapere che lei sappia, lei ritiene che di essere stato decisivo per la nomina di San Giovanni? Per la elezione di San Giovanni? Credo di sì. Bene. Credo allora, di sì. Bene, e allora dopo che San Giovanni viene eletto con il suo sostegno a Poggiomarino, il senatore onorevole Patriarca le chiede di incontrarlo per convincerlo a passare con Gava. Ho capito bene? Sì. Bene, lei che cosa fa? Un'altra notizia, conseguente notizia del senatore Patriarca, man mano mi informava che il San Giovanni stava prendendo un'altra strada, cioè si stava prendendo contatti con altri politici nazionali per fare l'amministrazione, fino ad arrivare che il senatore Patriarca mi invita pesantemente di intervenire su Mario San Giovanni e fargli comprendere, diciamo, per il mio spessore
Che significa pesantemente? Che scusi, perché ha detto mi invita pesantemente? Che cosa feci in concreto Patriarca? Ma il Patriarca disse questo Mario San Giovanni, no, è un pazzo, se vuole fare il sindaco, ha avuto una bella elezione, è stato il primo, se non capisce che per fare il sindaco a Poggio Marino si può riuscire solo se diventa Doroteo e riprende i contatti con l'onorevole Gava. Questo era quando mi riferiva il Patriarca politicamente. Ma Patriarca le disse di parlare a nome di Gava oppure fu una iniziativa di Patriarca, secondo lei? Certamente, Patriarca faceva riferimento non soltanto a lui come senatore di quel collegio, ma faceva riferimento direttamente che il San Giovanni doveva ridiventare, si doveva riaccostare all'onorevole Gava. Vabbè, e lei che cosa fece per convincere San Giovanni a rientrare nell'area di Gava? Io, se ricordo bene, ero restio, in quanto verso Mario San Giovanni gli portavo ancora enorme rispetto in virtù a quel rapporto con mio fratello Nino. Per me, figuratevi, pensavo addirittura che chiamare Mario San Giovanni, intimargli di fare quella scelta, ero come se, almeno questo pensavo, come se mortificassi il mio stesso fratello Nino. Ma ciò nonostante, mi sembra di questa cosa ne parlai pure con Alfieri, e Alfieri mi riferì che non c'era altra strada di andare più morbido con Mario San Giovanni, ma di fare questa cortesia sia al Patriarca che allo stesso Cava. Ricordo che ero latitante, mandai a chiamare Mario San Giovanni, in quell'incontro molto cercai di rilassarlo quanto più è possibile in quanto ero latitante, si parlò di mio fratello Nino, poi dopo, a dire la verità, non trovavo le parole e fai San Giovanni che cosa dovevo fare per diventare sindaco, seppur avevo avuto quella bella elezione. Ma alla fine il Mario San Giovanni stesso capì e mi disse, mi invitò pure lui a dire, beh, che mi devi dire, fammi capire. Cioè, come se Mario San Giovanni avesse capito. Se ricordo bene, Mario San Giovanni era stato contattato anche dallo stesso senatore Patriarca, ma aveva rifiutato ogni cosa, per cui lui sicuramente già era informato che mandandolo io a chiamare da latitante sicuramente gli dovevo chiedere qualcosa politicamente, al che feci il coraggio e disse a Mario San Giovanni, gli dissi proprio, tu lo sai molto bene Mario come stanno le cose in virtù a tutta quella realtà precedente in Poggio Marino, alle influenze politiche camorristiche, e glielo dissi che se voleva diventare sindaco doveva scegliere Gava. Senta, ma ricordi lei che Mario San Giovanni ricordi che Mario San Giovanni mi percorse un po' tutto quello che aveva subito da quella corrente fine anni 70, inizi anni 80, facendomi capire in un certo modo che era stato maltrattato e che non era dispiaciuto di fare quella scelta. Se ricordo bene mi riferì anche che stavo in contatto con l'onorevole Scotti o un'altra corrente democristiana per queste correnti, ma alla fine io, seppure garbatamente, gli dissi Mario, le cose stanno così, per cui finimmo che gli dissi, vedi, se eventualmente, pensaci bene, se eventualmente a te non ti sta, a me non mi fai nessuna offesa, se eventualmente deciderai di affiancarti all'onorevole Cava,
ti metterai tu in contatto con il senatore Patriarca, che peraltro lui già era stato contattato e aveva rifiutato, e con gli altri fedelissimi di Cava, sia in Poggiomini che in San Giuseppe Vesuviano. Seppi dopo alcuni giorni Mario San Giovanni mi mandò a dire che aveva deciso, mi mandava a ringraziare dell'incontro, diciamo, almeno a suo avviso, che in un certo qual modo del trattamento che io gli avevo avuto, gli avevo dato, mi mandò a dire delle altre belle parole, e in più mi mandò a dire che aveva deciso, lui diventava di nuovo della corrente Dorotea. Venni a sapere, Mario San Giovanni mi informò che di lì a pochi giorni ebbe incontro con l'onorevole Cava, mi sembra a San Giuseppe Vesuviano, presso la DC o l'abitazione di Ciccio Catapano, dove Ciccio Catapano rivolgendosi al San Giovanni, all'onorevole Cava, presentò il Mario San Giovanni come, almeno questo mi mandò a dire Mario San Giovanni, cose che mi colpì molto, come gli disse: onorevole Cava, questo è Mario San Giovanni, la pecorella smarrita che è tornata all'ovile. Almeno queste, ricordo bene, furono le parole che Mario San Giovanni mi mandò a dire, sicuramente anche egli risentito. Io, a dire la verità, quando venne a sapere questa cosa, me ne risentì, perché non fu una scelta spontanea del Mario San Giovanni, ma bensì fu un'intimazione di Pasquale Galasso nell'85 camorrista, che intimava all'amico, fratello, di scegliere quella corrente. Di questo fatto, se ricordo bene, lo riferì in modo arrabbiato anche allo stesso Carmine Alfieri, e come solito Carmine Alfieri cercava di spegnere la mia rabbia, dicendo che purtroppo le cose dovevano andare in quel senso, cose che pure per altri eventi si sono succedute, sono avvenuti questi ghiacci con Alfieri, e come sempre mi ha sempre tamponato nel mio sfogo, dicendo che le cose dovevano andare in quel modo. Questa è l'amministrazione e l'elezione del 1985 a Poggio Marino. Bene, però le voglio chiedere un ultimo chiarimento a questo riguardo. Lei ha già detto che in vista di queste elezioni dell'85 Luigi Riccio venne a fare una epurazione della lista a Poggio Marino. Ci può dire chi furono gli epurati e perché furono epurate queste persone? Non ho capito, dottor Roberti. Lei si ricorda Lei si ricorda chi furono le persone epurate da Riccio in vista delle elezioni dell'85? Tutte. Quando io ricordo che quando Riccio è intervenuto nella segreteria della DC a Poggio Marino con Faro a Pesco, gridando, ha cacciato via tutto, ha sedato tutto, ci fu solamente una persona, vecchio Doroteo, diciamo figlioccio da sempre del dottor Liguori, una persona scaltra che chiamò da porta, cose che poi mi confermerà lo stesso Riccio. Ripeta un attimo quest'ultima frase, perché non si è capita bene. Nella vecchia guardia politica locale di Poggio Marino ci fu solo, furono scacciati via tutti dal Riccio Luigi, ma ci fu solo una persona, figlioccio del dottor Liguori, Doroteo, anche da sempre, che chiamò da parte il Riccio Luigi. Cose che poi mi confermerà sia il Miranda, questa persona si chiama Miranda Giuseppe, detto Peppuccio. Questo fatto me lo confermerà sia il Miranda che il Riccio nei miei rapporti dell'86, 87, 89, 90, e cioè che Miranda fu scacciato anche egli via, ma in quella riunione a Poggio Marino chiamò il Riccio da parte,
in un angolo e gli fece e gli disse che lui non poteva essere scacciato via in quanto cugino di Pasquale Calasso. Ricordo che Enriccio Mise, l'unico sopravvissuto di tutto quella classe politica, da Giuseppe, che poi vuole ripetere, gli dirà, scusi, che lui si era Galasso, vuole ripetere l'ultima frase, non si è sentita. Sì, di tutta quella vecchia classe politica in Poggio Marino si salvò dall'intervento di Riccio Luigi solo il Miranda Giuseppe, in quanto questi in quella riunione, chiamando da parte il Riccio Luigi, gli fece presente che era mio cugino, per cui entrami. Ed ecco che Riccio mise per cui era suo cugino. Peppuccio Miranda disse a Riccio che era suo cugino, per cui sì, per cui il Riccio non poteva tenerlo fuori da quell'elezione. Questo fatto mi fu raccontato allo stesso Miranda Peppuccio, nel fatto che mi disse che era stato furbo, intelligente a riferire a Riccio che era mio parente. E me lo dirà anche il Riccio in presenza del Riccio, che a Poggio Marino lui era intervenuto pesantemente e in un certo qual modo, diciamo, accontentando un po' i desideri della nostra associazione, cioè cacciando via un po' tutti quelli che avevano avuto a che fare con la NCO, e mi riferì l'episodio di Miranda Giuseppe, che mi disse: ma Peppuccio Miranda è vostro cugino, vostro parente? Io al che dissi a Riccio: no, Miranda Giuseppe non è mio parente, però è amico intimo dei miei familiari, di mio padre, di miei fratelli, per cui comunque ha fatto bene a salvarlo da quella epurazione. Quindi l'epurazione riguardò soltanto i consiglieri, gli aspiranti, i candidati che avevano avuto rapporti con l'organizzazione cutoliana, se ho ben capito quello che lei dice. Riguardò sì. Solo queste persone. Va bene. Oh, ma senta, però mi dica un'altra cosa. C'era, come mai una persona gradita a lei, sicuramente, come Francesco Davino, il professor Davino, non fu ricandidato? C'era qualche incompatibilità, c'era qualche incompatibilità con San Giovanni, tra San Giovanni e Davino? No, dottor Roberto, dovete sapere che in quell'epoca, nell'85, il Boccia stesso aveva litigato con lo stesso Cava, tanto da allontanarsi, scegliendo altre correnti democristiane, e poi per un altro periodo, negli anni 80, si è ritornato, poi si è staccato di nuovo. Nel 1985 il Boccia ha litigato con Cava in quanto non l'aveva soddisfatto, sia per quanto riguarda l'elezione politica, mi sembra dell'83, che il Boccia pretendeva di essere messo come deputato. Ed anche perché, se ricordo bene, il Gava gli verrà meno che alle richieste in quegli anni del Boccia in un incarico istituzionale, adesso non ricordo bene quale incarico. Quindi il Boccia, Davino, Annunziata, diciamo tutti gli altri amministratori vicino all'avvocato Caso, vengono il fratello dell'avvocato Caso, Aldo Caso, vengono tutti cacciati via. Anche l'avvocato Serafino? Anche l'avvocato Serafino. Senta. L'avvocato Serafino, devo precisare, cioè pur darsi che non gliel'ho detto nelle mie dichiarazioni, che il fratello ingegnere Serafino, l'avvocato Serafino, è stato socio in varie costruzioni dei fratelli Catapano e dello stesso Annunziata Angelo, di alcuni in varie società di Annunziato Angelo, quello che poi verrà ucciso da mio fratello Martino sull'autostrada di Napoli, dove fu arrestato il sorrentino Francesco detto Giotto e Russo Francesco. Sì, va bene, questo già l'ho riferito in altre parti delle sue dichiarazioni. Senta, dottor Roberti, io
non mi sento tanto bene. Potrei chiedere a lei, al signor Presidente, di rinviare l'udienza? Già non mi sento programma bene. Di rinviare, di sospendere l'udienza, perché sappiamo che lei ha anche un altro impegno di la sua collaborazione. Comunque volevo rappresentare a lei, al signor Presidente, dove io faccio l'audizione in questa località segreta, sono senza termosifoni, per cui in questo momento sto a una temperatura, vorrei chiedere se è possibile far presente a chi di dovere di farmi stare un locale alquanto riscaldato. Perché mi ha sentito? Sì, abbiamo sentito. Galasso, le rivolgo un'ultima domanda. La giunta formata da Mario Sangiovanni all'esito della operazione politico-criminale che lo portò a diventare sindaco, da chi era formata? Che in quell'amministrazione c'era anche un'altra persona di una certa rilevanza amministrativa, ed era Salvatore Lettieri, peraltro anche egli amico mio, tanto che nell'83-84 io da latitante siamo andati all'estero a passarci una vacanza. Va bene, ci torneremo più avanti. Mi dica solo questo: la giunta, prima di essere costituita, le fu sottoposta per la sua approvazione? Ma Mario Sangiovanni, a dire la verità, questo per rispetto che io avevo nei suoi riguardi, si è mosso da solo, ma lui sapeva molto bene eventualmente a chi mettere nell'amministrazione, tanto è vero che privilegiò molti giovani che erano stati amici miei nella mia gioventù. Ricorda qualche nome, oltre a Lettieri, ricorda qualche altro nome di persone a lei vicine che furono inserite in giunta? E adesso non ricordo, dottor Roberti, adesso non ricordo. Però erano... Ricorda che non c'erano persone a lei vicine? Ricordo l'ingegnere, ricordo uno dei miei amici, l'ingegnere Maurelli... Raffaele Maurelli. Senta, che assessorato fu dato a Lettieri e che assessorato fu dato a Maurelli? Ma Lettieri era vice sindaco, Maurelli adesso non ricordo. Maurelli, ma tutti quegli amministratori in un certo qual modo facevano piacere anche a me. Erano persone a lei gradite. Va bene, Presidente, io mi fermerei a questo punto. Va bene. Il processo è differito all'udienza del 30 ottobre prossimo 21, il Presidente cita gli imputati presenti a comparire per tale data senza altro avviso, disponendo la traduzione degli stessi, difese di pulire edotte. L'udienza è tolta.